Post derby di Coppa Italia, iniziamo con le domande. Accontentare tutti sarà praticamente impossibile. Intanto parto da qui, Zappulla, poi facciamo un po'. Prego. Buonasera mister, Ciao. complimenti per la vittoria, una partita lottata dalla Lazio, vinta benissimo, forse rea soltanto di non aver dato risultato per i gol sciupati nel secondo tempo. Le chiedo, quanto le danno fastidio le parole di Mourinho che ha detto che la Lazio ha vinto anche grazie a un gol di un rigore moderno che è dato dal VAR, non dall'arbitro che sta a 3 metri, e quest'idea che inizia a circolare su questo rigore, come se la Lazio avesse vinto questa partita sminuendola anche un po', no? Io per l'immagine ho visto io il rigore è netto. Un colpo abbastanza netto senza andare neanche vicino al pallone. Quindi il rigore è netto, tanto che Orsato al VAR è rimasto 8 secondi, appena si è reso conto di quello non aveva fischiaggi, era subito andato. Però a me l'episodio mi interessa fino a un certo punto. La realtà è che escluso 3-4 minuti nel recupero, in cui eravamo in inferiorità numerica, hanno fatto un paio di mischie in aria, palle gol da Roma a zero. Poco anche noi nel primo tempo, ma qualcosa più di loro, escluso i primi 7-8 minuti in cui siamo entrati un po' contratti, un po' nervosi e non avevamo la testa completamente libera per giocare. E i 20 minuti dopo il gol è una bestemmia non avergli fatto un altro gol o due. Quindi a livello complessivo poi la vittoria non è legittima, è stretta. E quindi no, non mi fanno nessun effetto le parole di Giuseppe. Allora, Sciscione, poi si prepari Rocca, prego. Mister, buonasera, questo Sciscione Col TV, innanzitutto auguri per il compleanno. Grazie. E Lo farei le anche a me. volevo. Ah, certe età. Contiamo soltanto magari un brindisi, ecco, magari ecco, le faccio una domanda proprio su questo, come ha vissuto al di là del compleanno? Lei ha detto già in passato che il derby la logora un po', ecco, se ci dice come l'ha vissuto, come l'ha vissuto la squadra, al netto anche di alcune difficoltà di formazione e poi che sapore le lascia questa vittoria? Perché quattro derby senza subire gol, ecco. Altrimenti è la prestazione che ti lascia soddisfazione. Poi vincere il derby a me sinceramente della qualificazione in Coppa Italia oggi non mi importa niente. Perché quando gioco un derby anche in campionato l'ultimo pensiero che hai è che in palio ci sono 3 punti. E così oggi l'ultimo pensiero che avevo io era c'era in ballo una semifinale di Coppa Italia. Il derby è l'unica partita che devi giocare per la tua gente, cioè la gente che vive insieme a te quotidianamente, che devi giocare per il tuo popolo, che la gente vive per te più che con te, la devi giocare per loro e quindi ci dà soddisfazione, aver dato soddisfazione a tifosi e al popolo laziale con un'atmosfera allo stadio bellissima. E poi passare la sera di compleanno avendo perso un derby era dura, era triste. Quindi dai, va bene così. Dubbi sulla formazione, sai? Che eravamo usciti acciaccati dalla partita di Udine, era purtroppo abbastanza evidente. Ieri abbiamo perso Provedel. Ci è mancato qualche giorno per recuperare Luis Alberto, quindi però. In questo momento la mia soddisfazione è che c'è un'energia nello spogliatoio che chiunque chiami in causa mi sembra risponda in maniera positiva. Speriamo che sia la versione definitiva della nostra mentalità. Allora, Rocca, facciamo domande rapide così cerchiamo un po' di andare avanti. Prego, Rocca. Salve mister, io le volevo chiedere com'è Ciao. nata la scelta Mandas rispetto a Sepe, perché ha scelto il greco, e l'altra cosa che le volevo chiedere a questo punto è come festeggia il compleanno. Grazie. Come? Come lo festeggia il compleanno visto che ha vinto il derby? Me lo gusto, anche da solo, ma me lo gusto. La scelta di Mandas, il ragazzo ci ha dato delle grandi
Indicazioni in allenamento, cioè le sensazioni su questo ragazzo erano estremamente positive. Essendo un ragazzo di nostra proprietà, non in prestito, c'era anche la necessità, la prima occasione di vedere dall'opera in partita, perché sai, un conto è l'allenamento. Infatti il ragazzo entra un po' teso, la gestione dei piedi nei primi 7-8 minuti era un po' incerta. Dopo mi sembra sia andato molto bene, ci abbia confermato quello e ci abbia lasciato pensare in allenamento. Benedetti, poi Sticozzi, Vittori. Basta, io qua ci sono. Prego. Chissà, ho appuntamento alle 9, ragazzi. Quindi. Ciao Maurizio, Stefano. Ciao. Benedetti, Città Celeste, non sapevo che era il tuo compleanno, auguri, ma come al solito neanche una bottiglia hai portato, perché per offrire una cosa a tutti quanti. Ti metti e si perde il derby, la bottiglia si la tira. Vabbè, però il derby l'hai vinto. Veniamo alla domanda, Benedetti, ecco. Prego. L'altro giorno, parafrasando una scenetta di Troisi, parlavi di miracoli, ti ricordi? Tempo fa. Questo miracolo in campionato, secondo te, che tipo di miracolo può essere? Può succedere quello che è successo nella scorsa stagione o no? Ho la sensazione che tu abbia ritrovato la tua Lazio. Che ti devo dire? In questo momento sì. Ti ho detto, io spero sempre che questa sia la versione definitiva della mentalità di questa squadra. Però siamo anche di fronte a una squadra che qualche volta ha avuto anche momenti completamente diversi da questo. È chiaro, se non ricadiamo in periodi più bui, possiamo stare lì a lottarcela, poi che ci sono squadre più attrezzate di noi, lo sappiamo, lo sapevamo. Abbiamo dovuto fare un percorso più lungo di quello che pensavamo per tantissimi motivi facilmente intuibili, il decadimento delle prestazioni da parte di anche giocatori l'anno scorso abbia fatto benissimo, qualche infortunio in più rispetto all'anno scorso, quindi è stato un percorso un po' più lungo e come gli dicevo ieri sera in riunione ai ragazzi, bisogna anche ringraziare i nuovi arrivati. A un certo punto ci hanno tenuto a galla quando il momento era più difficile. E ora, se l'atmosfera nel gruppo è questa, potrebbe essere anche l'occasione per recuperare un po' tutti. Vediamo. Vittorio, se Asticozzi il microfono può andare. Allora, buonasera mister Sandro Vittori, la Lazio siamo noi.it, complimenti e tanti auguri per il suo compleanno. Grazie. Due rapidissime. La prima, 3 vittorie e un pareggio negli ultimi 4 derby sui livelli di Maestrelli, 4 consecutivi, Sven-Goran Eriksson, 4 consecutivi, che effetto le fa? La seconda tecnica, spesso all'inizio della ripresa la Lazio cala un po' di tensione, stasera tutto il contrario, ha zannato la partita, ha segnato, come ha detto lei, ha sfiorato almeno in 2 occasioni, con occasioni grosse, il secondo gol. È l'ennesimo salto di qualità che sta facendo la sua squadra. Grazie. Lo spero. Lo spero, ma ancora non ho la certezza, perché la certezza è l'acquisizione d'esperienza. Le esperienze positive nel senso di avere grandi appoggi in quel secondo tempo sono ancora troppo limitate per darle una certezza. Quindi, in questo momento è una speranza. Secondo me siamo entrati bene anche a Udine, no? È di là che dopo un quarto d'ora, 20 minuti abbiamo preso il gol di pareggio, ma l'ingresso era stato abbastanza buono. È in divenire, dai, speriamo di poterlo confermare. Mi sembra un po' troppo, sta parlando di gente che ha vinto lo scudetto con la Lazio, quindi mi sembra un po' troppo. Io in questo momento... Il mio pensiero è la partita di domenica, perché un derby è sempre una partita sfibrante dal punto di vista delle energie nervose e giocata durante la settimana è ancora più tosta da assorbire, con un particolare ringraziamento alla Lega che ci ha messo domenica a mezzogiorno, chi ha giocato ieri gioca lunedì, chi gioca domani gioca martedì e noi domenica a mezzogiorno.
Quindi gli ringrazio per il trabocchetto che ci è venuto fuori. Fra l'altro, una squadra che noi abbiamo sempre sofferto. E quindi è una partita per noi difficilissima e importantissima. Io spero di riuscire a passare questo messaggio. Stigossi. Mister, a questo punto la domanda è sulla prossima, su Lecce. Tante volte ho sentito pure dai colleghi, dopo le grandi vittorie, grandi affermazioni della Lazio, nelle grandi partite, che la partita più complicata e difficile era quella dopo contro la piccola, tra virgolette. Dato che adesso però sembra una squadra più spensierata, come ha detto lei, pure i nuovi hanno tolto qualche castagno dal fuoco ai vecchi, può esserci un nuovo spirito pure contro il Lecce, che guardando le statistiche è gara molto più difficile rispetto a quelle che avete dovuto giocare negli ultimi tempi con un'altra squadra giallorossa. Ti do con Lecce, per noi è importantissima dal punto di vista materiale, ma anche per l'argomento che stai toccando te, anche dal punto di vista mentale, è una verifica impressionante. Se superiamo questa partita vuol dire che abbiamo fatto veramente un passo in avanti, cioè recuperare energie mentali nervose da queste partite come quella di stasera è roba non semplice, non sempre ce l'abbiamo fatta, anzi spesso non ce l'abbiamo fatta, quindi bel momento di verifica. Ultima, Faccini, prego. Mister, buonasera, Nicola Faccini, la serietà e buon compleanno. Senti, io le chiedo quanto è soddisfatto della fase difensiva, perché è la prima volta nella storia del derby di Roma in cui la Lazio per 9 tempi non subisce gol all'avversario. L'ultima volta fu quel 3-0 in cui perdemmo male. Io credo che sia cambiato il suo modo anche di vivere il derby da quella sconfitta. Quindi le chiedo, ci può dire se magari c'è qualche aneddoto, qualche rito nel suo approcciarsi alla vigilia a questa partita? Grazie. È cambiato sicuramente, perché vedi la sofferenza delle persone che ti stanno intorno e ti rendi conto che non è una partita normale, ti rendi conto che l'hai persa, te l'ho detto io. Mi vergognai il giorno dopo anche a entrare a Formello, quindi probabilmente tre schiaffi servono per capire quello che rappresenta il derby, per la gente che lavora lì con te, per il popolo che è fuori a soffrire. Quindi speriamo siano serviti definitivamente. Grazie.